Ciao a tutte ragazze, oggi finalmente riesco a farvi vedere quello che ho acquistato da Hobby Berlin. Come vi ricordate nell'ultimo video vi avevo accennato che purtroppo in fiera non sono riuscita a trovare i componenti che mi servivano per realizzare i bracciali e quindi ho deciso una volta tornata di fare un ordine da Hobby Berlin e quindi volevo farvi vedere quello che ho preso. E innanzitutto vi dico che l'ordine è arrivato velocissimo, in 2 giorni mi è arrivato a casa con il corriere e quindi sono stata molto contenta anche perché erano cose che mi servivano, visto che poi il sabato successivo ho avuto il mercatino e dovevo finire dei bracciali. Allora, parto subito con farvi vedere quello che ho preso. Allora, queste sono delle perle d'acqua dolce che ho preso, questo è il codice, sono di questo color crema. Queste le ho prese principalmente per me perché adoro gli orecchini, quelli a perno fatti con le perle. Però ho pensato che invece di comprarli potevo realizzarmeli io e così ho comprato le perle e ho comprato anche questi perni che vengono chiamati. Dove stanno? Che non li trovo. Qua, eccoli qua, questi perni a mezzo foro che praticamente qua non ci stanno perché li ho usati. Praticamente, dove sono? Eccoli qua, che ne ho presi 3 bustine. Praticamente hanno la particolarità di essere piatti come i perni normali, ma poi hanno, se vedete, come un piccolo pezzettino aggiunto davanti dove si va poi ad incastrare perfettamente la perna. Io le ho presi anche perché tempo fa, ormai quasi un anno o 2 anni fa, avevo fatto un ordine da Vandale e avevo preso diverse palline pavè, perle pavè che però si erano rivelati con un solo foro e quindi molte sono riuscite a utilizzarlo ugualmente e altre mi erano rimaste là ferme e quindi ho pensato che in questo modo le potevo utilizzare a pieno e quindi li ho presi. Poi, oltre a questi ho preso anche i perni questi normali, che sono questi qua normalissimi. Aspettate, questi piccolini e normali praticamente, perché innanzitutto per fare gli orecchini a perno come che faccio praticamente questi qua con le roselline. Questi che faccio io, le roselline ovviamente le compro, però dietro ci metto poi il perno e poi perché devo realizzare degli orecchini fiocco che sono basati grazie che ho realizzato grazie al tutorial di Margherita che sarebbe 75 Marghe 75 che mi sono stati ordinati da una ragazza e quindi li devo realizzare. Poi ho ordinato questi altri perni che sono praticamente il perno, questo qua a pallina con il gancettino sotto per appendere, questo è il codice e vi faccio vedere come sono praticamente questi che hanno la pallina e sotto c'è il gancetto per appendere. Anche questi sono molto carini e non vedo l'ora di usarli. Poi ho preso questi che sono praticamente gli anellini. Gli anellini, questi qua aperti, argentati, che mi servivano per fare i bracciali. Io in realtà quando li ho presi, non ho pensato al colore, nel senso io li ho presi rodio. Però non ho pensato che i rodio potevano essere un pochino più scuri di quelli argento. Quindi diciamo è una cosa che mi è saltata subito all'occhio che erano più scuri di quelli che normalmente io uso. Però devo dire che poi in complesso sul bracciale non si nota molto questa diversità perché comunque è un colore che risulta scuro se visto in bustina, ma poi una volta applicato sopra la creazione non si nota assolutamente, quindi sono molto contenta. E poi sono contenta perché hanno effettivamente la rigidità che io speravo avessero perché molto spesso ho trovato questi anellini piccolini, ma erano molto, si aprivano molto facilmente.
Mentre in realtà questi li ho presi proprio con uno spessore di 1,0 mm, in modo tale che potessero essere più resistenti degli altri. E devo dire che sono stata contenta, ne ho presi due pacchetti. Poi ho preso questi qua brisée argentato, anche questo color rodio, questo è il codicino, anche questi sono stata contenta perché vanno benissimo e mi sono piaciuti molto. Non scoloriscono e quindi questa è una cosa fondamentale. Poi ho preso questi che sono dei Bigano Swarovski Crystal B da 4 mm. Questi, eccoli qua, li ho presi per creare questo bracciale che mi è stato ordinato e che dovevo consegnare, però mi mancavano dei Bigoni. E quindi adesso che lo posso consegnare, poi metterò la foto su Facebook. Poi ho preso questa che è una collana a palline, però diamantata, diciamo. Infatti, se vedete, ha tutti questi dei riflessi molto molto carina, devo dire, mi piace moltissimo. E con questi io ci realizzo le collane, quelle lunghe con i cuori. E le chiusure le avevo già e quindi ho ripreso solo la catena. Poi ho preso questa che è invece la catena argentata, questa catena qua, catena argentata forzatina. Questo è il codice, io l'ho presa per due. Sono stata molto contenta perché questa catena, essendo saldata, non mi ha dato dei problemi. Spesso, diciamo, quando riuscivo a trovare questa catena, le maglie non erano saldate e quindi si aprivano facilmente. Invece, devo dire che questa catena non mi ha dato nessun problema. L'unico problema che ho avuto è che purtroppo mi è arrivata con un nodino che io veramente non riesco a sciogliere. Mi dispiace perché mi toccherà rompere praticamente questa parte di catena e la dovrò rompere, però veramente non riesco a scioglierlo in nessun modo. Ci ho provato praticamente una sera intera, ma è talmente stretto che non si riesce a togliere. E questo mi dispiace un pochino perché comunque va un po' a cagionare la lunghezza, anche perché qua io l'ho tagliata per farci la collana. E speravo di poter poi utilizzare questo pezzo per fare un'altra, ma se non riesco a risolvere questo problema, la vedo un po' tragica, non lo so. E questo, quindi questa è una cosa che mi dispiace un pochino. Poi questo è invece gli anellini, questi qua, che sono invece argentati, ma risultano essere un po' più grandi degli altri. Infatti hanno dimensioni un po' più grandi e se vedete questi sono argentati, infatti un po' la differenza si nota perché questi risultano più scuri e questi più chiari. Però diciamo poi una volta montato sul bracciale la differenza proprio sparisce. E questi sono quelli argentati. Poi ho preso questi altri anellini color oro. Io preferisco prendere da loro le cose oro perché ho notato che anche se ce l'hanno, è vero, tanti banchi, spesso l'oro scolorisce subito e fa veramente pietà. E quindi ho deciso proprio di non prenderlo più assolutamente, se non nei negozi da cui mi fido e da cui ho una sicurezza. E quindi li ho presi subito da loro. Le avevo già prese alla pallina e mi ero trovata bene perché non mi hanno dato nessun problema. E quindi ho deciso di riprenderli da loro, anche da loro, anzi. Poi ho preso queste Delica che sono bellissime, sono le Delica 110, aspettate che non leggo bene, Dyed Opaque Kelly Green, e il codice è questo, DB0655, che sono uno spettacolo perché sono di questo bellissimo verde, ecco, forse così riuscite a vederlo meglio, sono stupende, cioè io l'adoro. Le ho prese perché avevo preso dei cabochon artigianali realizzati da una ragazza, mi pare che era Anna Bartolomeo, di Bartolomeo se non sbaglio, poi vi scrivo bene, vi lascio sotto diciamo, il suo riferimento Facebook perché fa dei cabochon stupendi, dovrò fare anche il video, alla fine non sono riuscita più a farlo. E quindi diciamo, ho cercato delle Delica da poter abbinare ai cabochon che lei aveva fatto.
Questo è invece l'omaggio che mi hanno mandato, sono dei mezzi cristalli, forse boh, 6 o 8 mm sul bianco. E poi arriviamo alla nota dolente, questo filo. Questo praticamente è un filo di nylon, che sono praticamente quei fili d'acciaio ricoperto, non è un filo di nylon, un filo, scusate, d'acciaio ricoperto. Il problema è stato, io l'avevo preso per realizzare proprio questo bracciale qui, per renderlo più resistente. Il problema di questo filo è stato che quando ho iniziato a lavorarlo, innanzitutto vabbè che si piega, però questa è una cosa normale, essendo un filo di nylon, che scusate, essendo un filo che all'interno ha il cavetto d'acciaio, che si pieghi così è normale perché c'è il cavetto d'acciaio. Il problema è che praticamente si sfilaccia con nulla. Cioè, praticamente qua io l'ho dovuto, l'ho buttato un bel po' perché praticamente mi si era tutto sfilacciato e mi ha dato un sacco di problemi. Adesso vi faccio vedere. Cerco magari, non so se si vede bene dalla videocamera, però tipo qui è praticamente tutto sfilacciato e non è decisamente una cosa bella di questo filo, e quindi diciamo per questo non sono rimasta molto soddisfatta e non lo ricomprerei assolutamente, perché in realtà non lo posso usare. Io ci ho provato infatti ieri per 2 volte a usarlo, perché ho pensato la prima volta ho sbagliato io, ma la seconda volta ho pensato subito che è filo, perché vedete, guardi, si spella praticamente subito e quindi non è un filo che mi piace. Alla fine questo bracciale l'ho realizzato ugualmente, ma con un altro filo, che è questo filo che avevo preso da Decathlon, che è un filo resistente, e quindi ho preferito fare così. E niente, detto questo, ragazze, io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!